ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie Presidente di avermi dato la parola. Non so perché tocchi a me parlare per primo, ma lo faccio volentieri per dire che ho ascoltato con attenzione, signor Ministro, le sue parole garbate. Lei è una delle poche persone al governo che, se non altro, esprime le proprie idee, magari assai diverse dalle mie, con garbo e, devo dire, senza iattanza. Ho ascoltato però anche i contenuti, non solo l'apparato esterno. E ho preso atto che lei ci riconferma che la nostra speranza sta nelle tre regole essenziali: le mascherine, la distanza, la pulizia personale. E grosso modo, tranne le mascherine, è quello che una buona educazione, già da qualche secolo, dovrebbe insegnare ai giovani. E poi lei, al di là di queste regole di buon comportamento, mi scuso se assomiglia al suo cognome, ci esprime tante speranze sulla eventuale reciprocità dei controlli, sulla eventuale possibilità che si arrivi a un vaccino, sul fatto che adesso forse cominciano dei corsi di formazione. Poi, dopo le speranze, ci fa qualche promessa e ci dice che non lasceremo soli i presidi. Stanno tremando i presidi, perché non lasciarli soli, va bene, bisogna vedere che vicinanza gli darete. Daremo a tutti le mascherine, l'ho già sentita questa promessa, per la verità non sempre ha funzionato. Miglioreremo in futuro, l'anno prossimo, la relazione tra scuola e sanità. Poi ci dice sempre lei, io l'ho ascoltata con attenzione, garbatamente, che la priorità nostra oggi è la riapertura delle scuole. Mi chiedo, signor Ministro, questa priorità è arrivata improvvisa, come un temporale, come un terremoto, come una inondazione, o è già da diversi mesi che si sapeva che, arrivata a settembre, la riapertura delle scuole sarebbe stato un problema? E allora, se questa è la vostra priorità, male mi sento. Figurarsi quelle che non sono le priorità. Se la vostra priorità porta la necessità di far intervenire le forze armate, a sostituire i bidelli, a consegnare i tavolini. Immagino che i bidelli li manderemo a controllare i centri di prima accoglienza perché non scappino gli immigrati, così sarà completa la costruzione di questo governo. Male mi sento se per voi la scuola è la priorità e oggi non sappiamo ancora, non sanno i genitori, che fine faranno i loro figli, come mangeranno nelle mense scolastiche, se potranno andare con gli autobus, in quanti e come, se potranno portare o no le mascherine in aula, perché avete deciso, dopo lunga riflessione, che le mascherine vanno indossate quando si entra, mentre poi si possono togliere una volta che si è in classe. È un po' come quello che vediamo in televisione nelle partite di calcio: gli 11 che giocano contro altri 11 sono senza mascherine, si abbracciano, si baciano, ma quelli in panchina devono tenere le mascherine. Arriviamo a delle incongruenze, per cui mi sembra che ci sia qui la negazione, ecco i veri negazionisti, della verità. Ed è una verità, caro Ministro, che noi vorremmo conoscere. Vorremmo sapere, prima di tutto, perché non si può avere trasparenza veramente. Trasparenza sul passato, trasparenza sul presente. Sul passato, perché non si è potuta avere trasparenza su quello studio del 6 febbraio che dava la possibilità di 60.000 morti? Lo dico al Pellegrini che ha parlato prima. Pellegrino? Pellegrini. Non mi ricordo come Presidente si chiama. La Russa, si sul Pellegrino che ha parlato prima, vabbè, con argomenti Pellegrini, che ha detto che ci sono i negazionisti. Qua si nega la verità.
La verità è che il 6 febbraio di quest'anno c'era uno studio che diceva: state attenti, possono esserci 60.000 morti. E fino al 21 di febbraio, e solo perché è arrivato il primo caso, il governo non ha fatto niente, anzi andava a fare aperitivi per dire che non c'era problema. Allora, eccessiva la libertà che questo governo ha ritenuto negazionista di dare agli italiani in quel momento. Vorremmo sapere adesso, Presidente, innanzitutto ce l'ha promesso il Ministro, che ringrazio se mi presterà un minimo di attenzione, perché ce l'ha promesso che libererà, renderà pubblici tutti i verbali, ma oggi non sono ancora pubblici. Perché non sono pubblici tutti i verbali? Cosa avete da nascondere? La verità ce la volete dare o siete negazionisti della verità? E poi vorremmo la trasparenza sull'oggi. Vede, io continuo a leggere su tutti i giornali le statistiche della malattia. Tenga presente che io non sono negazionista, tutt'altro. Ai miei figli dico di stare attenti, di non frequentare luoghi troppo affollati, di usare le mascherine, ma voglio capire bene le statistiche che ci date. Perché sono così negazionisti della capacità di comprensione? Perché non ci dite veramente chi è che è malato e chi è che è contagiato senza essere malato? Perché non ci dite qual è il numero di coloro che sono contagiati senza essere malati, cioè gli asintomatici, che possono a loro volta forse contagiare, certamente contagiare o sicuramente non contagiare? Perché non ce lo dite? Perché non tenete conto, anziché fare i numeri a caso, che oggi come oggi di certo c'è, e non è poco, che però ci sono solo 1.000 ricoverati in Italia e solo, ahimè, drammaticamente, sono sempre più di uno e quindi è un dramma, ma su 50 milioni di italiani ci sono 107 in terapia intensiva, 107 persone. Ci volete dare un'informazione corretta? E poi io tengo la mascherina, ma so che il mio rischio di andare in terapia intensiva è quello di 107 italiani su 50 milioni. Non devo terrorizzare l'Italia, non devo terrorizzare l'Italia facendo credere che da un momento all'altro milioni di persone possono finire in terapia intensiva. Noi chiediamo un protocollo immediato per la scuola. Oggi lo vogliamo, lo volevamo ieri. Noi chiediamo la verità, signor Ministro, sulla emergenza immigrazione. E non è che si può essere allarmisti su tutto, tranne che su un caso conclamato di pericolo di contagio. E non perché sono di un altro continente, perché lì il controllo sulla malattia è arrivato dopo, è arrivato male. E quindi è evidente che da lì c'è un rischio, come c'è per i paesi stranieri in genere, lì ancora di più. E se questi scappano appena arrivano? Quando noi parliamo di blocco navale, oddio, di cosa parliamo? Il blocco degli italiani nelle case è possibile, giusto quando c'è stato. Lo si paventa ora che è inutile. Ma il blocco degli immigrati fuori dal nostro territorio diventa una bestemmia. Com'è possibile? Allora c'è un dato ideologico, c'è un dato evidentemente di convenienza nell'affrontare il tema del contagio. Io vorrei che davvero, come lei ci ha chiesto, fossimo tutti sulla stessa barca, che davvero quando c'è pericolo dicessimo tutti come abbiamo detto, noi per primi, guardate i giornali, noi per primi, quando ci dicevate che eravamo razzisti perché dicevamo chi viene dalla Cina stia a casa, noi per primi insieme a voi subito dopo abbiamo detto e abbiamo votato, ci vuole la massima attenzione, stiamo a casa. Bene, ma con la stessa capacità lei ci chiede oggi di affrontare
La realtà dovete affrontarla senza avere di mira la convenienza che il perdurare della emergenza coronavirus possa agevolare la permanenza del governo. Grazie. Questo calcolo noi non l'abbiamo fatto quando il rischio era grave. Non fatelo voi adesso, al contrario, quando il rischio è molto, ma molto, ma molto minore. Bastano le normali precauzioni. E poi, signor Ministro, non è venuto Conte. Non si capisce perché. Forse è impegnato a occuparsi dei servizi segreti. Forse, non si sa, scappa dalla realtà. Forse vuole mantenere delle incongruenze. Penso a quelli degli stadi. Si può andare al cinema, si può andare a teatro, non si possono aprire neanche parzialmente i campi di calcio. Perché? Non sono di sinistra i campi di calcio, sono di destra, non lo so. Concludo, Presidente, e la ringrazio per il minuto in più. Noi siamo assolutamente convinti che bisogna affrontare davvero insieme questa evenienza, sia quando occorre massima severità, sia adesso, in cui non è più assolutamente del governo di fare tutto da solo, secondo i propri usi, le proprie convenienze, le proprie non accettabili priorità. Grazie, signor Ministro.